Geograficamente vivo nell'estremo nord-est dell'Italia, ma la mia patria è l'Europa, perché in questi luoghi d'incontro tra slavi, latini e tedeschi si sente più forte il vento d'Europa. Su queste terre sono morti milioni di fratelli europei. Sono morti per la loro patria e per la loro bandiera. Ora, taluni pensano che i giovani morti in guerra siano stati un sacrificio inutile. Io non sono tra questi. Una giovane vita strappata può essere, ed è, d'aiuto all'umanità. Per me lo spirito di quei defunti lavora per la pace e la fratellanza tra i popoli. Non penserete mica che un soldato asburgico, che ha versato il suo sangue combattendo contro gli italiani, porti rancore e odio nel mondo dello spirito. No. E questo vale anche per i 100.000 che sono sepolti sotto il tricolore a Re di Puglia e per tutti gli altri caduti italiani, magari dispersi nel Carso. Ecco, questa è la mia terra. Adesso, un secolo dopo la Grande Guerra, in cielo quei caduti amano i loro nemici di ieri e lavorano per un futuro di concordia europea. Sono certo che gli spiriti dei morti del Novecento lavorano per l'armonia sociale. Non ricordo dove, ma Rudolf Steiner, a proposito di queste tragiche morti in guerra, scrisse che dai sacrifici del popolo nasceranno frutti dello spirito. Questo sacrificio vale anche per i caduti della Seconda Guerra Mondiale, ma quelli della Seconda sono morti non solo per la patria, ma anche per un'idea di società. I morti della Seconda Guerra Mondiale hanno portato nel mondo dello spirito non solo un'idea nazionale, ma anche un impulso di società più giusta. Ovviamente, ognuno con il suo parziale punto di vista, ma quel che conta nel mondo dello spirito è l'aspirazione, non la soluzione ideologica e politica. Voglio pensare che in cielo esista una fratellanza tra gli europei ed è il frutto della Prima Guerra Mondiale. Voglio anche pensare che i morti della Seconda stiano lavorando per una organizzazione diversa
e migliore della società. Sono passati 91 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale e 64 dalla fine della Seconda. È sciocco avere rimpianti per il passato. Da queste parti, nell'estremo nord-est dell'Italia, si dice spesso: «Ah, sotto l'Austria si stava meglio». Ma a che servono queste fantasie? Migliorano forse la nostra società? Il passato è passato. Thank you.